Dal Vangelo secondo Matteo. Quando furono vicini a Gerusalemme e giunsero a Betfage, verso il Monte degli Ulivi, Gesù mandò due discepoli, dicendo loro: «Andate nel villaggio di fronte a voi, e subito troverete un'asina legata, e con essa un puledro. Slegateli e conduceteli da me. E se qualcuno vi dirà qualcosa, rispondete: «Il Signore ne ha bisogno», ma li rimanderà indietro subito». Ora questo avvenne perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta: «Dite alla figlia di Sion: ecco, a te viene il mio re, mite, seduto su un'asina o su un puledro, figlio di una bestia da soma». I discepoli andarono e fecero quello che aveva ordinato loro Gesù. Condussero l'asina e il puledro, misero su di essi i mantelli ed egli vi si pose a sedere. La folla, numerosissima, stese i propri mantelli sulla strada, mentre altri tagliavano rami dagli alberi e li stendevano sulla strada. La folla che lo precedeva e quella che lo seguiva gridava: «Osanna al figlio di Davide, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nel più alto dei cieli». Mentre egli entrava in Gerusalemme, tutta la città fu presa da agitazione e diceva: «Chi è costui?» E la folla rispondeva: «Questi è il profeta Gesù, da Nazaret di Galilea». Mi sorprende il Vangelo, perché in questa Domenica delle Palme, al tempo del coronavirus, è capace di dare voce a quanto sto vivendo. Anzi, mi spinge a una profondità a cui non sarei mai arrivato da solo, perché nella decisione di Gesù di entrare a Gerusalemme sento tutta la forza e l'energia di un Dio che per l'uomo non si tira indietro, anche se il gioco si fa duro. Ma sento anche l'energia e la forza di tanti uomini e donne che continuano a entrare nei reparti più faticosi della vita e continuano a vivere fino in fondo la loro missione come vocazione. Ecco, mi sorprende il Vangelo, perché nella mitezza di Gesù che entra a dorso di un'asina sento tutta la delicatezza, la tenerezza di un Dio che non fa fare agli uomini i lavori più duri, ma fa lui il lavoro sporco di portare i pesi più gravosi. E sento anche tutta la delicatezza e la tenerezza di quegli uomini e di quelle donne che continuano a rimanere umani e stanno giustamente chiusi in casa, ma non hanno chiuso il loro cuore ai fratelli. Mi sorprende il Vangelo, perché nella piccola grande festa che fanno a Gesù nella sua entrata a Gerusalemme, sento la riconoscenza e il riconoscimento della bellezza e della grandezza del profeta di Nazaret, di questo Gesù che ci parla di Dio, anzi ci rende presente Dio. Ma sento anche la riconoscenza, il riconoscimento per la bellezza e la grandezza di tanti uomini e donne che stanno rendendo meno duro questo mondo, meno dura questa vita. Già Gesù, tu entri a Gerusalemme, è una passione d'amore quella che ti guida, ma gli uomini trasformeranno questa tua passione d'amore in una passione di dolore. Grazie perché sei entrato a Gerusalemme comunque, grazie perché sei salito sul Calvario, grazie perché sei riuscito a trasformare anche ciò che è solo tortura in un grande gesto d'amore.